Affermazione 4-1 della Cesena a spese di un Modena che è sì formazione di Serie C, ma è stata anche capace di raggiungere, unica della propria categoria, la seconda fase della Coppa Italia. Il largo successo del Cesena è iniziato con Holmquist che su calcio di punizione dopo appena 6 minuti di gioco ha trafitto il portiere modenese Ballotta. La difesa del Modena è apparsa poco protetta ed il Cesena ne ha disposto a piacer suo. Così è stato in particolare al 20° quando lo svedese Holmquist ha lanciato bene Limido, il cui cross è stato deposto in rete da Bordini. Sul doppio vantaggio il Cesena si rilassa un poco e il Modena acquista coraggio. Se da una parte Massimo Agostini obbliga Fabbri a salvare la porta sguarnita, dall'altra parte il giovanissimo Melli con un pallonetto sfiora il palo e ancora il portiere cesenate Rossi deve impegnarsi per impedire che vada a segno la vendetta dell'ex, nella fattispecie Sanguini. Nella ripresa però il Cesena ottiene subito la tranquillità grazie ad un calcio di rigore concesso dall'arbitro Calabretta per atterramento di Agostini da parte di Ballotta. Dal dischetto trasforma Traini. Ancora Traini a pochi minuti dal termine porterà a 4 i gol del Cesena, ma le relative immagini purtroppo non ci sono ancora pervenute. Non prima però che il modenese Aimo punisse con un bel colpo di testa l'allegra approssimazione della difesa cesenate, un gol che Sorbello un minuto dopo avrebbe potuto anche bissare. Altrettanti brividi per Bigon che a scanso di cattive sorprese in campionato ha voluto subito provare i nuovi acquisti Chiti e Piracini.